Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché innanzitutto questa sera torneremo in live, quindi ovviamente vi invito già da adesso a passare in live per parlare e ovviamente commentare insieme il nuovo capitolo, il nuovo personaggio e tutto quello che ovviamente ci interessa sapere all'interno del gioco. Oggi andiamo a vedere le varie news, andiamo a vedere un pochettino quello che effettivamente abbiamo all'interno del gioco e poi successivamente parleremo a parte anche del banner, vedremo un pochettino il banner di Yuffie, vedremo un pochettino quello che è il personaggio di Yuffie e poi daremo ovviamente le nostre valutazioni. Quindi cominciamo subito con le news, dove abbiamo appunto la nuova versione di gioco 1.5.0 che ci permette di avere praticamente a disposizione altri due nuovi dungeon, difficoltà normal e very hard per la caverna di Mithril, quindi la Mithril Cave o in questo caso la Mithril Mine, e successivamente il dungeon in very hard di Fort Tumbling, quindi abbiamo la possibilità di poter affrontare nuovi dungeon. Ovviamente avremo una nuova ricetta per quanto riguarda la materia, avremo ovviamente Blue Crystals che ci consentiranno Blue Crystals che ovviamente ci consentiranno di essere acquisiti, e poi qui abbiamo i nuovi dungeon, il nuovo Criterion Dungeon, in questo caso la Mithril Mine, e i nuovi Crisis Dungeon che sono appunto la Mithril Mine Normal, Hard e Very Hard e il Fort Tumbling in Very Hard. Quindi avremo a disposizione questi nuovi dungeon. Successivamente nuovo capitolo, finalmente abbiamo il rilascio del capitolo 5 per quanto riguarda la storia di Final Fantasy VII, e ovviamente grazie a questo nuovo capitolo finalmente un nuovo personaggio giocabile, Yuffie. Ormai ce la stiamo portando dietro praticamente dall'anno scorso, ma adesso è ufficiale. Yuffie è il nuovo personaggio presente all'interno del gioco che ci accompagnerà per quanto riguarda ovviamente la nuova versione e anche i nuovi contenuti di Final Fantasy VII Ever Crisis. Ovviamente è stata aggiunta Yuffie per quanto riguarda il pannello Growth, quindi il character stream. Sono state aggiunte delle missioni che ci permetteranno di ottenere ticket in contemporanea, in concomitanza con il level up del personaggio di Yuffie. All'interno dello shop è stato aggiunto un pacchetto di memorie dedicate a Yuffie per progredire più velocemente. È stata aggiunta nelle premium quest la possibilità di ottenere le memorie di Yuffie nella difficoltà 1 e nella difficoltà 2. Il pack Chic Lion è stato aggiunto al Gear Exchange, che sarebbe appunto il costume alternativo di Yuffie. Le memorie di Yuffie che sono state aggiunte tramite il pannello di memorie selezionabili e scambiabili, ovviamente. Alcune delle armi di Yuffie sono state aggiunte addirittura nel Weapon Exchange, sicuramente non l'arma Banner perché ovviamente sarà disponibile, ma tutte le armi secondarie saranno aggiunte. Ed è stata aggiunta la 5 stelle garantita di Yuffie dal draw ticket, cioè sono state aggiunte le armi di Yuffie praticamente nei draw ticket. Nuovo dungeon dove ovviamente si potranno ottenere dei ticket da poter pullare, così come ovviamente tutti gli altri dungeon. E adesso andiamo a leggere la notizia più interessante, ovvero la campagna per quanto riguarda il nuovo personaggio. Così come successe con Sephiroth, anche con Yuffie abbiamo la possibilità di celebrare una campagna per il rilascio del nuovo personaggio. Avremo in esclusiva l'arma 5 stelle 4 point Shuriken e 3000 cristalli che ci sono stati dati come gift per essere riusciti nella campagna Twitter, che ovviamente era disponibile fino al rilascio del personaggio di Yuffie. Quindi abbiamo superato i requisiti e quindi lei, così come Sephiroth, ottiene un'arma 5 stelle gratuita
che ovviamente ci viene regalata, e 3000 cristalli. Per un periodo limitato di tempo Yuffie addirittura avrà l'esperienza boostata del 400%, quindi salirà di livello molto più facilmente rispetto a tutti gli altri personaggi. E poi ovviamente abbiamo, ecco, come sempre le missioni per quanto riguarda il New Chapter, che ci consentiranno di ottenere i ticket per pullare le armi di Yuffie. Quindi in questo caso sarà possibile ottenere fino a 100 memorie di Yuffie e addirittura 50 ticket esclusivi per Yuffie. Poi avremo il nuovo character login bonus, quindi un totale di 6000 gemme per tutti i giorni di login a partire da oggi stesso. E poi questo, vabbè, il regalo del nuovo personaggio, l'arma e le 3000 gemme. Poi cosa abbiamo? Ovviamente i pacchetti che ci consentiranno di ottenere ticket per Yuffie, memorie, weapon parts, eccetera eccetera. E qui invece abbiamo poi un banner speciale che ci consentirà di ottenere un'arma 5 stelle garantita per quanto riguarda la nostra amichetta. E qui non abbiamo nient'altro da leggere. Poi ovviamente il ritorno del critical threat di Sephiroth, che abbiamo già discusso ieri, ma che ovviamente è stato implementato oggi nel gioco. Stesso identico funzionamento, quindi prima parte e seconda parte, dove nella prima parte dovremo battere Sephiroth, il nuovo Sephiroth potenziato, ottenere i ticket bronzo e argento come sempre e ottenere i premi. In questo caso abbiamo la nuova arma di Lucia, free to play, mentre invece ritornano le armi di Sephiroth e Barrett per coloro che ovviamente non le avessero ottenute. Nuova arma di Lucia, che in questo caso boosta gli HP addirittura. Le armi di Sephiroth e Barrett potenziavano difesa fisica e attacco fisico magico, se non mi ricordo male, mentre invece questa addirittura boosta gli HP. Addirittura si riduce l'attacco fisico, quindi forse Sephiroth questa volta sarà debuffabile, e questa è una cosa molto positiva in realtà, perché il primo Sephiroth era immune praticamente a tutto, mentre invece se qui possiamo ridurre... No, vabbè, aspetta, l'attacco fisico, se non sbaglio, si poteva ridurre forse... Non mi ricordo di preciso, ma se non ricordo male lui era immune a tutti i debuff, quindi no, in realtà eravamo noi che dovevamo difenderci. Infatti le armi di Sephiroth e di Barrett davano praticamente difesa fisica mid, quindi sì, effettivamente lui era immune a tutto, quindi forse possiamo debuffarlo il nuovo Sephiroth, quindi direi che non è male. Successivamente abbiamo il banner addirittura con Glenn. Questa potrebbe essere una notizia positiva, perché Glenn comunque sia ha diverse armi interessanti, però non è mai stato valorizzato più di tanto. Quindi metterlo con un personaggio nuovo potrebbe effettivamente essere interessante. Sto ghiaccio attorno un pochettino mi fa paura, perché non vorrei... Allora, le armi in featured in questo caso che abbiamo sono quelle di Yuffie, Arctic Star e Ultimatic per quanto riguarda Glenn. Quindi Glenn ha il danno fisico non elementale e distrugge anche i sigilli circolari. Ok, quindi diciamo un'arma abbastanza interessante, ma che effettivamente non elementale. È buono il fatto che comunque si potrà ottenere nelle wishlist, quindi questa potrebbe essere un'ottima main weapon per Glenn. Mentre invece Yuffie abbiamo drastically increased the physical attack di un singolo alleato e ripristina il 13% healing potencies e incrementa anche il proprio attacco fisico, quindi praticamente lei buffa l'attacco fisico di tutti, cioè nel senso suo e anche di un altro personaggio. Oddio, se non avessi Matt che già fa questo potrebbe essere interessante, però vediamo. Ecco qua, nuova Refined Ability aggiunta, Buff Debuff Extension, estende i buff e debuff nella loro durata. Ok, quindi estende i buff e debuff, Effect Duration, ok. Quindi abbiamo la possibilità di incrementare la durata del buff, che non è male.
e infatti la nuova Refined Ability è inclusa nell'arma Arctic Star di Yuffie. Mentre invece per quanto riguarda la skin, boost HP e ovviamente, addirittura buff debuff extension, proprio anche nel costume. Quindi Yuffie l'hanno fatta proprio un ibrido debuffer, cioè buffer debuffer inteso ovviamente. In base ovviamente a come la si vuole utilizzare. Va bene, ok. Pensavo a un qualcosa di un po' più interessante, però vabbè. Questo invece è il banner a pagamento, immagino, che sia comunque, esatto, Red Crystal, dove è possibile ottenere un'arma 5 stelle. Sempre ovviamente per Yuffie, e poi la nuova versione, ovviamente 1.5.0, dove abbiamo il nuovo personaggio di Yuffie, il nuovo capitolo, i nuovi dungeon, i nuovi eventi e le nuove campagne che ovviamente verranno rilasciate, la nuova icona dell'applicazione, che io ovviamente non ho scaricato, perché sulla versione Steam ovviamente non l'ho scaricata, quindi va bene così. Ok, perfetto. Allora, vi faccio vedere anche le varie missioni, quindi abbiamo le missioni qui in general, che come potete vedere, facendo salire di livello Yuffie abbiamo la possibilità di ottenere ovviamente gli altri ticket, quindi man mano che noi la faremo salire ovviamente otterremo gli altri ticket. Vedete, qui abbiamo altri oggetti che ci consentono appunto di potenziare Yuffie, di ottenere altri ticket per Yuffie, portarla sempre più in alto e poi successivamente pullare le armi di Yuffie. Poi, per quanto riguarda gli eventi, ovviamente abbiamo Yuffie, che ormai è finita, quindi le ricompense sono ancora valide per un giorno, per chi deve scambiare magari ciò che ha farmato, il Monte Nibel come Ranking Dungeon, che è già concluso, e qui invece abbiamo il nuovo Reawakened con Sephiroth. Ok, l'arma boost HP e boost difesa, ok, poi ovviamente di nuovo l'arma di Sephiroth e l'arma di Barret, e poi Sephiroth, che in questo caso non ci sono elementi raccomandati e tutti e tre i sigilli. Bisognerà vedere la battaglia di Sephiroth, quelle che abbiamo fatto prima non contano, quindi bisognerà rifarle da capo tutte quante. Beh, da un lato questo è anche buono, perché vuol dire che sono risorse farmabili. Mentre invece per quanto riguarda Sephiroth è immune praticamente a tutto, unable to read, stessa identica cosa del remake, quindi sì, è praticamente lo stesso boss di Sephiroth che è immune a tutto. Ok, va bene, non c'è particolarità allora di, diciamo, è lo stesso evento, solo che probabilmente ripotenziato a causa del fatto che ovviamente i nostri personaggi ora siano molto più forti. Per quanto riguarda i banner, ovviamente abbiamo i classici banner della campagna più il banner con la 5 stelle garantita di Yuffie, banner featured con ovviamente le armi di Yuffie, che dovrò andarmi a vedere un pochettino per capire come hanno reso praticamente Yuffie, ma fondamentalmente parlando Yuffie è stata resa letteralmente una buffer debuffer in base alla situazione. Quindi, oddio, non mi fa impazzire sinceramente, ma vedremo poi più nel dettaglio. Poi vabbè, questo è il banner fuoco con Sephiroth e Cloud, e poi non abbiamo nient'altro da prendere. Qui abbiamo le armi, abbiamo praticamente due armi che ci sono state regalate grazie ai retweet che siamo riusciti a fare. Questa è la 4-point shuriken, anche questa... Come Refined Abilities addirittura, buff, debuff, extension, è proprio stata aggiunta come Refined. Interessantissima questa cosa. 220% di danno fisico a tutti i nemici, e inoltre anche l'attacco fisico viene diminuito a tutti i nemici. Potenza massima mid, ma se cresce diventa sempre mid. Oddio, però non è male. Non è male, cioè Yuffie probabilmente sarà specializzata in tutti i debuff, ma questo lo vedremo meglio analizzando il banner. Questo, diciamo, è soltanto un video news, quindi non ci tengo a entrare troppo nel dettaglio. Lo analizzeremo quando guarderemo il banner e vedremo un po' che cosa dire per quanto riguarda Yuffie.
Va bene, detto ciò ragazzi, queste sono le nuovità che sono state aggiunte nel gioco. Mi raccomando, livellate gli uffi se avete la possibilità di poterlo fare. Se volete, io vi aspetto in live questa sera per guardare insieme il capitolo, nel caso, oppure puoi farlo per conto mio, non è un problema. Fare le coop, ovviamente, di Sephiroth, che giustamente ci sono le coop di Sephiroth che bisogna fare. E poi, ovviamente, tentare forse di pullare qualcosa di Yuffie e discuterne un po' insieme. Cercare di capire un pochettino questo personaggio e cercare di inquadrarlo meglio all'interno del gioco. Detto ciò, non c'è altro da aggiungere. Spero che il video possa esservi stato utile e noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Bye bye!